Buonasera a tutti, siamo in diretta sulle pagine del Centro Studi Machiavelli. Saluto in primis gli oratori. Per galanteria, la prima è la professoressa Claudia Sarita, docente di studi asiatici presso l'Università Sciences Po di Lione, uno dei cervelli che si spera il sistema universitario italiano valorizzi nel nostro paese. Mi viene spontaneo affermare che fino a quando diventano ministri persone con la terza media che paragonano i bambini a imbuti invece di trovare soluzioni, è evidente che non si va verso un miglioramento. Poi saluto il caro Fausto Biloslavo, reporter di guerra che in qualunque paese del mondo avrebbe ricevuto riconoscimenti e premi dalle istituzioni dell'eroismo del suo lavoro, ma ha un grande pregio. Non è progressista e comunista, ed in Italia, se non lo sei, rischi addirittura di essere indagato per aver svolto il tuo lavoro. Mi viene da aggiungere, speriamo che almeno questo non accada. Daniele Scalea, presidente del Centro Studi Machiavelli, anche lui ha il pregio di non essere progressista, ma la tenacia e la caparbietà che mette nel suo lavoro sono sicuro lo premierà. Come vedete dal titolo, oggi parliamo di un tema che suscita parecchio clamore, le migrazioni, subirle o governarle. Purtroppo oggi in Italia, e dico purtroppo, se le subisci diventi ministro, se le governi ti inquisiscono perché fai il tuo lavoro. Se da una parte le migrazioni sono un fenomeno strutturale dell'umanità, dall'altra non ci sono dubbi che il miglior modo per affrontarle è governandole, non subendole. Purtroppo la politica negli ultimi 30 anni ha ceduto le sue prerogative a favore del sistema giudiziario, di parte del sistema giudiziario, e ai cosiddetti tecnici, i famosi tecnici che piangono tanto. Oggi è sotto gli occhi di tutti cosa sta accadendo, ma oggi non siamo qui per questo. Oggi siamo qui perché con gli illustri oratori approfondiremo, faremo conoscere, daremo una prospettiva e offriremo soluzioni su come governare questi flussi. Pertanto partirei da Fausto. Volevo chiedere, Fausto, ci racconti cosa succede nei teatri da dove partono i flussi per l'Italia e l'Europa? Tu che li hai visti in prima persona anche sotto le bombe? Ma io mi sono occupato, direi quasi in tempi non sospetti, insomma, cioè da anni, dei due principali fronti, di ingresso in Europa. Quello un po' sopito, ma che proprio penso adesso, in queste ultime settimane, anche i migranti hanno la fase 2, insomma, anzi loro sono già alla fase 3, per dire la verità, che è quello terrestre della rotta balcanica, per cui stanno arrivando circa 40 al giorno qui a Trieste, da dove vi parlo, che è la mia città, e quello invece sempre ben attivo, basta guardare i numeri, non i numeri dei giornali, insomma, di parte, diciamo, ma i numeri che ci sono sul cruscotto del Viminale, così lo chiamano, sul sito del Ministero dell'Interno, uno può tranquillamente andare a vedere ogni giorno quanti migranti arrivano via mare, cioè dalla Libia o dalla Tunisia, in piccola parte dell'Algeria, ma insomma, soprattutto Libia e Tunisia. E i numeri rispetto al precedente governo, cioè allo stesso periodo dello scorso anno, nonostante il coronavirus che ha comunque bloccato per un periodo relativamente breve, insomma, le partenze sono in totale aumento. Ma io in Libia ci sono stato innumerevoli volte, insomma, ecco, ricordo sempre che sono stato l'ultimo giornalista italiano a intervistare Gheddafi, no, non perché l'ho intervistato io, ma perché il povero colonnello in mezzo alla rivolta, attendendo, perché eravamo alla vigilia dei bombardamenti della NATO, aveva previsto tutto. Aveva previsto tutto, e in quell'intervista a Barbara Zizia sotto la tenda mi aveva detto molto chiaramente, come prima cosa: ma volete veramente come dire, bombardare, no? La Libia, la mia Libia, insomma, buttarmi giù di fatto. Ma sapete che vi arriverà una bomba di 1 milione di persone dall'Africa, no? Ed era il 2011, no? Ci è andato vicino, perché sono arrivati 750.000, 800.000, insomma, ci è andato parecchio vicino. E dal 2011 a oggi, invece che pacificarla, la Libia
l'abbiamo ridotto in un caos, in una totale anarchia in cui ancora oggi c'è una guerra civile fra fazioni, in questo caso fra il sempre meno forte, una volta era l'uomo forte della Cirenaica, il generale Haftar che assedia Tripoli, e il governo che riconosciamo ancora di Sarraj, che grazie ai turchi sta riprendendo l'iniziativa e sta ricacciando Haftar nell'est del paese, cioè in Cirenaica. E io ci sono stato l'altro anno proprio a raccontare l'inizio di questo assedio della capitale, che continua, ma continuerà ancora per poco, perché Haftar sta perdendo battaglia su battaglia, e sono andato a raccontare l'assedio della capitale in prima linea con i miliziani governativi, per capire cosa succede, e ho trovato anche, come sempre, come ogni anno, ho trovato i migranti. I migranti che nell'immaginifico si pensa che in Libia i migranti stiano tutti in prigioni terrificanti, governative, e invece non è così, perché sono una piccola minoranza, nei tempi d'oro, quando insomma più o meno si sperava di riuscire a pacificare la Libia, non so, c'erano 8.000, 10.000 al massimo, adesso col conflitto ce ne sono 3.000, 4.000 detenuti in questi centri di detenzione governative, che non sono hotel 5 stelle, ma non sono neanche i lager veri e propri, che sono quelli dei trafficanti di uomini. Cioè, ricordiamoci che soprattutto le ONG sono abilissime di fare tutto l'erba un fascio, ma ricordiamoci che una cosa sono i centri di detenzione governative, dove non si sta bene, per l'amor di Dio, ma almeno non ti bruciano vivo o ti torturano in diretta via telefonino con i parenti che stanno in Europa per farti mandare i soldi, quello cioè che accade nei lager, che poi i lager sono capannoni, sono ex caserme, insomma, gestiti dai trafficanti di uomini, che sono i principali nemici anche degli stessi migranti. E poi la stragrande maggioranza, perché in questo momento in Libia, nonostante il conflitto, ci sarebbero, secondo l'ONU, non secondo me, almeno 600.000 stranieri, e la stragrande maggioranza dei migranti, anche durante l'assedio di Tripoli, inizio dell'assedio di Tripoli, cioè in piena guerra, li trovavi agli angoli delle strade, li trovavi nelle principali piazzette, che cercavano un lavoretto quotidiano, e arrivavano i libici e li assoldavano per una miseria, ma li assoldavano quotidianamente per piccole costruzioni edili, per andare a raccogliere le petate nei campi, insomma, come dire, per lavoretti, lavori di pulizia e così via. E là li ho incontrati, e là ho incontrato in particolare uno che parlava perfettamente l'italiano, perché aveva lavorato con una ditta italiana raggranellando i soldi, poi con una ditta italiana che stava ristrutturando l'aeroporto di mitica Tripoli e voleva raggranellare i soldi per poi prendere il barcone e venire in Italia clandestinamente, e che perfetto italiano mi diceva, eravamo l'altro anno, un anno fa esattamente, c'era ancora il governo Conte 1, c'era il ministro degli interni Salvini, mi diceva noi seguiamo perfettamente quello che succede in Italia, sappiamo benissimo che Salvini la bloqué, diceva in francese, no? La bloqué, la route, la bloqué la route, no? Un po' in francese, un po' in italiano, ha bloccato, no? La rotta del mare, e quindi stiamo qua, aspettiamo che qualcuno la sblocchi, insomma, no? Però, ripeto, li incontravi tranquillamente nelle piazze, agli angoli di strada. Quindi, insomma, sfatiamo tutto questo mito anche dell'inferno dei migranti, che indubbiamente la Libia è un inferno, cioè non lo auguro a nessuno, insomma, di passare né per i centri di detenzione, tantomeno per i lager dei trafficanti di uomini, però molti sono anche totalmente liberi, che cercano di sopravvivere oppure di imbarcarsi verso l'Italia. E questo è il discorso libico, che adesso ha subito una involuzione, perché proprio a Pasqua, l'ultima offensiva a cui è iniziato il rovescio, insomma, delle sorti del generale Haftar nella battaglia di Tripoli, i governativi sono avanzati riconquistando tutta la costa che andava da Tripoli fino alla Tunisia, cioè quindi una conquista strategica, e riconquistando anche quegli hub di partenza dei migranti, tipo Sabrata, Zawiya, eccetera, dove sono tornati assieme ai governativi chi? I
trafficanti che erano stati cacciati da quegli Haftar perché erano filo governativi, no? E sono tornati per riorganizzare anche i loro affari. Solo che la differenza è che sono tornati non solo grazie ai governativi, ma grazie ai droni turchi, grazie alle navi turche che colpivano dal mare sotto le coste libiche, grazie ai consiglieri militari turchi che hanno organizzato questa offensiva. Turchi che sarebbero teoricamente nostri alleati nella NATO, ma io dico da tempo che i turchi, insomma, se i turchi sono nostri alleati, meglio i nemici, insomma, ecco, su certi aspetti, per quello che hanno combinato in Siria, insomma, quello che stanno combinando in Libia. E quindi questa è la novità, che il rubinetto dei migranti dalla Libia dipende di fatto adesso in questo momento dai turchi, e difatti nell'ultimo mese, solo in maggio, sono partiti in 1000, e la guardia costiera, che ha anche Libia, che ha 1000 problemi, insomma, qua potremmo aprire, insomma, un lungo capitolo. La guardia costiera libica, a cui io sono stato, sulle motovedette italiane date alla guardia costiera libica, e anche là, insomma, non c'è tutta questa manfrina che montano, la panna che montano le ONG, insomma, ma ripeto, è proprio un altro capitolo. La guardia costiera libica è riuscita a fermarne 400, ne fermava molti di più prima. C'è anche il conflitto, e forse appunto c'è l'interesse di un paese anche come la Turchia di, come faceva Gheddafi in fondo, di ogni tanto aprire il rubinetto, no? Far arrivare un po' più di migranti, poi richiuderlo, quindi fare pressione, e la stessa cosa lo sta facendo lungo la rotta balcanica. Ricordiamoci, poco prima della pandemia, che aveva lanciato questa massa umana di siriani che teneva da tempo, anche perché noi gli avevamo pagato 6 milioni di euro, aveva lanciato contro 6 miliardi, 6 euro, miliardi. 6 miliardi, magari milioni, magari sarebbe un affare, 6 miliardi di euro per tenerseli, di una guerra provocata anche dalla Turchia, altro capitolo, insomma, ma lo affronteremo un'altra volta, e li aveva lanciati contro il confine greco, no? E questi piano piano hanno cominciato poi in una maniera o nell'altra a defluire, o via mare o via terra, e adesso si trovano in 7500 in Bosnia, dove i bosniaci non li vogliono, e quando passano il confine, nelle ultime settimane, un po' i croati chiudono un occhio perché non li vogliono neanche loro, sono anche stufi da fare da tappo. Se arrivano in Slovenia, e i sloveni tantomeno non fanno neanche entrare gli italiani, figuriamoci se vogliono far entrare i migranti, casomai li fanno passare e li fanno arrivare a Trieste. L'altra settimana me ne sono trovati qua sopra casa mia in 160, ho fatto un ottimo servizio per il TG5, però insomma, come dire, la situazione è un po' preoccupante, e dipende sempre a monte, no, dai nostri alleati turchi. Questo per inquadrarvi la questione. Perfetto, proprio. Perfetto, proprio. Una piega, come si dice. Grazie Paolo. Quello che racconti è ancora più importante. Le vivi in prima persona, hai visto di cosa parliamo, quindi non come tanti altri colleghi che, insomma, leggono i titoli e poi... Difatti dimenticavo, proprio in Libia ho parlato, ma lo scorso anno sono andato anche in Bosnia, no? E proprio a seguire i migranti che vanno in Croazia e poi arrivano da noi. Poi chiudo e lascio la parola agli altri. E mi dimenticavo di dire che loro lo chiamano The Game. Perché The Game? Perché lo ripetono anche 10 volte, 15 volte, finché non riescono a passare, no? Finché non... se li rimandano indietro, tornano in Bosnia e poi lo ripetono di nuovo, no? E quando arrivano a Trieste, questi ultimi sono arrivati a Trieste, mi ricordavo di questa storia del The Game, no? We play the game, andiamo a fare il gioco, no? E cerchiamo di arrivare a Trieste, e li faccio all'afgano appena arrivato, c'erano afghani e pakistani, no? Qualcuno parlava inglese, cioè, the game is over, no? Cioè, sì, finalmente il gioco è finito e siamo arrivati, insomma, come sbagli di dire. Poveri Cristi, madonna mia. Grazie Fausto. Daniele, allora raccontaci un po' di numeri. Tu hai scritto anche un libro su questo. Dici un po' quali sono i numeri, insomma, e come li hai elaborati su quella che è la realtà sostanzialmente. Sì, grazie innanzitutto Bernard per la domanda, perché penso sia davvero fondamentale ragionare anche sui numeri. Si parla spesso di immigrazione come se fosse un fenomeno che è uguale in qualsiasi paese, che è uguale in qualsiasi momento, in qualsiasi epoca, invece ci sono delle importantissime modifiche.
proprio per, se non si vuole fare lo sbaglio di considerare l'immigrazione un tema eticizzato, un tema su cui contano soltanto i valori, come fa la sinistra, invece è fondamentale ragionare come di un fenomeno concreto, di una realtà concreta. E per inquadrarlo, guardiamo un attimo quali sono le dinamiche demografiche mondiali, ma proprio con due cifre, non di più. Se noi torniamo indietro all'Ottocento, gli abitanti dell'Europa rappresentavano quasi un quinto della popolazione mondiale. A questi andavano aggiunti anche poi tanti coloni europei di origine europea che stavano nelle Americhe, che stavano in Oceania, in Australia, in Sudafrica e così via. Oggi siamo al 7,5% di popolazione mondiale risiedente in Europa. Sono passati due secoli e siamo molto più che dimezzata questa cifra. Di converso ci sono altri continenti che hanno conosciuto delle esplosioni demografiche. L'Africa oggi è arrivata a contare per il 15% della popolazione mondiale e l'ONU ha stimato che la crescita demografica che ci sarà a livello planetario da oggi fino al 2100 sarà per il 90% concentrata in Africa. Poco dopo il 2100 l'Africa dovrebbe superare anche l'Asia, diventare il continente più popoloso al mondo secondo le stime dell'ONU. Facciamo un esempio di un paese che ci interessa anche perché è un paese da cui provengono negli ultimi anni un gran numero di migranti, in particolare di richiedenti asilo, la Nigeria. La Nigeria nel 1950 aveva 38 milioni di abitanti, oggi a distanza di 70 anni ce ne ha 190 milioni. Secondo le proiezioni dei demografi nel 2100 arriverà sugli 800 milioni, quindi una densità di popolazione che sarà 4 volte quella italiana e che di sicuro non potrebbe non trovare sfogo in flussi migratori che già adesso sono massicci e che evidentemente dovrebbero diventarlo ancora di più nei prossimi decenni. Questo vale per la Nigeria, ma vale per tanti altri paesi africani e anche alcuni extraafricani. Nell'Asia meridionale ci sono dei paesi che stanno conoscendo dei boom demografici. Venendo all'Italia, se noi basandoci su dati e previsioni Istat, si può calcolare, questo è un calcolo che ho effettuato nel libro che gentilmente citavi, adesso non sto a fare tutti i passaggi, ecco, vi do solo il risultato, che nel 2065 più del 40% degli abitanti dell'Italia saranno o nati all'estero o migrati di prima, seconda, terza generazione. E in quasi tutti i paesi dell'Europa occidentale stimano i demografi che le popolazioni autoctone non saranno più la maggioranza assoluta nel prossimo secolo. Siamo cioè di fronte a, con questi numeri di arrivi, di spostamenti, di migrazioni che interessano i paesi dell'Europa occidentale, siamo di fronte a dei cambiamenti demografici epocali che in Europa non hanno dei precedenti storici. Noi non riusciamo a trovarli, nemmeno nelle invasioni barbariche riusciamo a trovare qualcosa che a livello numerico e quantitativo sia paragonabile a questo. Gli unici riferimenti storici che possiamo avere sono proprio le migrazioni e colonizzazioni degli europei nelle Americhe o in Australia. Come è cambiato nel frattempo? C'è stato il periodo di Matteo Salvini al Viminale, ci sono stati degli importanti risultati, anzi adesso forse ne guarderemo anche qualcuno, in termini di riduzione degli sbarchi. Malgrado questi risultati però non bisogna credere che nemmeno in quella fase 2017-2018 diciamo con Minniti e Salvini a gestire gli sbarchi ci siano state tuttavia una netta inversione di rotta. Se noi calcoliamo il numero di nuovi stranieri residenti più gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza, non dimentichiamo che l'Italia è il paese in Europa che concede più cittadinanza e più naturalizzazione a stranieri, li sommiamo, vediamo che nel 2017 abbiamo avuto un aumento di 240.000 unità e nel 2018 di 210.000, anche perché molti di questi flussi migratori sono intraeuropei, area Schengen e così via.
Però dicevo, lo citava anche Fausto, con Salvini ci sono stati dei drastici riduzioni degli sbarchi. Se mi permette ancora un minuto su questo, perché spesso la narrativa mediatica è totalmente falsata e quindi ci capita spessissimo di leggere titoli di giornali che ci dicono che alla fin fine Salvini non ha fatto meglio di Minniti e sta facendo peggio della Lamorgese, che sono delle cose che assolutamente non stanno in piedi guardando le cifre. Su Minniti, facciamo il confronto, agosto 2018, luglio 2019, periodo Salvini, sbarchi 8.691 persone. 12 mesi precedenti, quindi periodo di stessa lunghezza, con Minniti al Viminale 42.700, riduzione dell'80%. Costi dell'accoglienza 2 miliardi e 2 con Minniti, 500 milioni con Salvini. È una disparità di cifre che non permette sicuramente a nessuno di dire che Salvini ha campato di rendita su quello che faceva Minniti. Ancora peggio è chi ogni tanto adesso spara il titolo di giornale dicendo che la Lamorgese fa meglio di Salvini sui rimpatri, cosa che di per sé non è falsa, perché se andiamo a vedere i dati dei rimpatri ci dicono che mensilmente da quando c'è la Lamorgese al Viminale vengono rimpatriate 40 persone in più. Ogni mese 40 persone in più vengono rimpatriate. L'utilizzo troppo disinvolto dei dati, non so se per malafede o per incapacità di comprendere questi dati, sta nel fatto che non si può citare una statistica tutto sommato minima come quelle di 40 rimpatri in più al mese e non confrontarli con quelli che invece sono stati gli aumenti negli sbarchi. Faccio un esempio, prendiamo scorso settembre, con la Lamorgese gli sbarchi rispetto al settembre precedente con Salvini sono stati di 1.500 in più, anche se noi ci togliamo che 40 rimpatriati in più vediamo che non c'è nessun significativo cambio, e settembre non è un caso isolato perché a ottobre abbiamo avuto 1.000 sbarchi in più, a novembre sappiamo che poi si rallenta con la stagione fredda, ma a novembre comunque ci sono stati 300 sbarchi in più, a dicembre ce ne sono stati 200 in più, a gennaio 1.100 in più, a febbraio addirittura quasi 1.200 in più. Certo, poi c'è stata l'emergenza Covid, ma anche quella ha inciso poco, perché già in aprile sbarchi triplicati rispetto alla gestione Salvini e a maggio anche adesso sbarchi raddoppiati. Quindi quando parliamo di sbarchi che sono nell'ordine delle svariate centinaia, se non superare anche il migliaio in più, questo non merita il titolo di giornale, ma il titolo di giornale va sui 40 rimpatriati in più al mese, ripeto, o non c'è la capacità di comprendere i dati e di fare aritmetica basilare, oppure c'è una perfetta malafede per cui si vuole dare un'informazione falsa e tendenziosa. Quindi per questo ancora ti ringrazio per avermi chiesto di citare dei numeri, perché penso che poi alla fine sia fondamentale conoscere i dati, conoscere la realtà che citava Fausto, cioè quella che lui vede da cronista sul terreno e che ci può descrivere, ma anche la realtà che ricaviamo dalle statistiche. Sono due specchi della realtà che poi concorrono a darci una visione più corretta di quello che fanno invece tanti altri media o politici e così via. Grazie Daniele, grazie. Mi preme sottolineare quello che hai detto verso l'ultima fase, cioè che appunto ad aprile e a maggio, nei mesi insomma dove tutti stavano a casa, non solo in Italia ma nel mondo, per disposizioni governative, qua invece aumentavano purtroppo gli sbarchi di questi disperati, quindi triplicati, duplicati e triplicati. Professoressa, lei che è stata un po' in giro per l'Asia, ci racconti alcuni modelli che lei ha avuto modo di analizzare e che ha vissuto, perché poi vivendo anche in questi paesi li ha anche vissuti nel concreto, e ci spieghi soprattutto da chi sono stati fatti questi provvedimenti in materia di migrazioni, perché poi se ne parliamo in Italia scopriamo che sono, se fai queste politiche sei un fascista, un nazista, un populista o quant'altro. Se invece le fa in questi paesi non si sa niente e sono sempre considerati dei paladini della democrazia e della giustizia. Ecco, ci racconti un po' lei
questi sistemi come funzionano e da chi sono stati fatti soprattutto, perché questo è imbarazzante. Allora, grazie mille, buonasera a tutti. Sì, effettivamente io adesso mi sposterò un po' dallo scenario italiano che, pur essendo italiana, conosco relativamente poco, nel senso che ormai sono tanti anni che vivo all'estero. Io mi occupo di Asia e infatti la maniera in cui vorrei contribuire un po' a questo dibattito è proprio parlando di due modelli asiatici di migrazione, riallacciandomi poi al titolo, cioè ovvero queste ondate migratorie le dobbiamo subire o le possiamo governare. Ecco, io vi porto l'esempio di due paesi che hanno cercato in maniera molto diversa, sicuramente anche innovativa per certi versi, di governare questi flussi migratori. Perché governarli? Perché da un lato, l'avete già ripetuto, è un fenomeno che è inevitabile e che non dobbiamo subire in maniera incontrollata, perché altrimenti non si riesce proprio a gestire. Contemporaneamente, sia i due paesi di cui parlerò sono l'Australia e il Giappone, questi due paesi, ma così come l'Italia, hanno bisogno anche di una serie di migranti. Quindi è interessante vedere come questi due elementi siano stati conciliati nelle politiche dei due paesi. Allora, parliamo dell'Australia. L'Australia è, come si dice, si è resa famosa negli ultimi anni per una linea molto dura sul fronte dell'immigrazione. Io ci terrei a sottolineare che l'Australia, è vero, è circolata molto soprattutto questa politica che loro chiamano the sovereign borders, cioè dei confini sovrani, lanciata nel 2013, ma in realtà l'Australia ha una linea durissima sull'immigrazione clandestina, non sull'immigrazione in sé, perché l'Australia, ci tengo a ricordarlo, concede qualcosa come 200.000 permessi di soggiorno all'anno. Quindi l'Australia in realtà è molto aperta nei confronti dell'immigrazione, a patto che si tratti di immigrazione legale. Questo è un punto su cui il paese non transige. Che cosa caratterizza, diciamo, la politica migratoria australiana? Anzitutto un enorme senso civico e della legalità. Quindi esistono delle regole, le regole vanno rispettate. L'Australia ha il vantaggio di un isolamento geografico perché è molto lontana da tante rotte, contemporaneamente però è vulnerabile perché, essendo un'isola enorme, ma è pur sempre un'isola, riesce, cioè può diventare, diciamo, la destinazione di tanti barconi di migranti, come in effetti è successo anche in questo paese, ora vediamo come. Altro dettaglio dell'Australia, conseguenza però proprio di questa politica dura nei confronti dell'immigrazione illegale, sono i numeri, che sono molto contenuti rispetto ai nostri, perché noi parliamo come migrazione clandestina di qualcosa come 50.000 persone l'anno, però quindi insomma molto molto più contenuto rispetto a quello che vediamo noi sulle nostre coste. Eppure, nonostante i numeri non siano compatibili, secondo me ci sono delle riflessioni su questo modello che meritano di essere approfondite e eventualmente anche riadattate a un contesto quale quello italiano. Quando l'Australia ha deciso di adottare una linea dura nei confronti dell'immigrazione clandestina? Nell'89. Nell'89 c'è stato Tiananmen, nell'89 c'è stato il tracollo dell'Unione Sovietica. Quindi, per paura di vedere arrivare flussi di immigrati irregolari, l'Australia ha iniziato a controllare le vie di accesso al paese in maniera molto forte. Nel 2011 c'è stata una nuova stretta legata alla paura, perché dopo l'attentato alle Torri Gemelle negli Stati Uniti c'è stato di nuovo la paura che magari di una forte ondata migratoria dai paesi islamici. Diciamo che l'Australia era abituata all'inizio, negli anni 2000-2001, ad avere una media di 5.000-7.000 sbarchi clandestini sul proprio territorio. Nonostante questo tipo di approccio non era considerato tollerabile, proprio per questa fortissima tradizione che va nel senso della legalità che caratterizza il paese. Ci sono state tante proteste a livello di opinione pubblica perché il governo non era in grado di gestire una situazione che andava al di là di quello cui l'Australia era abituata, ovvero sì, apertura verso tutti quelli che arrivano in maniera legale facendo domanda di visto, ma chiusura verso ciò che legale non è. Entra in vigore in questo periodo quella che viene chiamata la Pacific Solution, ovvero la Marina Militare Australiana viene incaricata di intercettare tutti
tutti i barconi che vanno verso l'Australia, che cercano di raggiungere le coste australiane, e questi barconi vengono dirottati dove? Vengono dirottati verso Nauru, verso la Papua Nuova Guinea, nel famoso centro di detenzione di Manus Island, dove ovviamente si tratta di paesi molto arretrati in via di sviluppo. I migranti vengono chiusi in campi le cui condizioni sono effettivamente pessime, ma che rispecchiano però lo standard di vita di queste realtà, di queste microisole. Le condizioni è vero sono pessime, ma questa Pacific Solution ha permesso di portare a 5, 10 sbarchi clandestini all'anno in tutto il paese, nel giro proprio di 12 mesi. Perché? Perché la Marina ha pattugliato tutte le coste, quindi nessun barcone di fatto è riuscito a avvicinarsi al territorio australiano. Cosa è I governi successo? com'erano? Com'è? Scusi se la interrompo, i governi di che colore erano? È un governi conservatori, governi comunque conservatori. Tutto questo di Howard in questo caso. La situazione è cambiata nel 2007, quando c'è stato Kevin Rudd, il laburista Kevin Rudd, che ha preso il potere, e lui invece ha puntato tanto, anche proprio nella campagna elettorale, sulla necessità di dare l'opportunità a queste persone, a questi clandestini che si trovavano nei centri di detenzione, di diventare australiani, quindi di essere integrati all'interno del territorio. Che cosa è successo? C'è stata appunto una maggiore flessibilità all'ingresso di queste persone all'interno del territorio australiano e c'è stata un'altra esplosione di sbarchi, perché evidentemente non appena è diventato possibile utilizzare questo stratagemma per entrare nel paese, il flusso di migrazione clandestina verso l'Australia è cresciuto in maniera esponenziale, fino a quando di nuovo nel 2013 ci sono state altre proteste da parte dell'opinione pubblica, stufa di vedere crescere da 0 a 1000, 5000, 15.000, 25.000, ripeto, sono contenuti rispetto ai nostri numeri, però per l'Australia significano tanto perché rappresentano un aumento enorme. Stufa di questo tipo di trend, a fronte poi del fatto che l'Australia ha mantenuto questa politica di concedere visti permanenti a una media di 200.000 immigrati all'anno, e ci sono state delle proteste per ritornare sulla linea dura, per ritornare sulla legalità. E da qui siamo arrivati di nuovo con un nuovo governo conservatore a rilanciare questa politica dei confini sovrani. Quindi tolleranza zero, così l'ha definita, ha girato tanto anche in Italia questo slogan di un generale, di un ammiraglio della Marina, che diceva: se voi arrivate legalmente, l'Australia non sarà mai casa vostra, che siate bambini, che siate genitori, che siate anziani, che siate di qualunque paese, voi in Australia illegalmente non metterete piede. Perché insomma il paese questo non lo accetta. Slogan che è stato poi tradotto in tutte le lingue dell'Asia Pacifico, in maniera proprio da assicurarsi che il messaggio passasse ai migranti prima che si mettessero in mare. E che cosa è successo? In 12 mesi siamo ritornati a zero sbarchi. Un'altra cosa che io vorrei sottolineare è perché l'Australia è spesso criticata per questi centri di detenzione che comunque restano attivi. Perché restano attivi? Perché le persone che si trovano in questi centri sono in una situazione di limbo. Se il paese riprovasse la strategia di Kevin Rudd, quindi di legalizzare, di accogliere, di dare la cittadinanza agli illegali che si trovano nei centri di detenzione, allora il rischio è che gli sbarchi, insomma, il flusso di clandestini possa ricominciare a crescere. Dall'altra parte, quindi, su questo non è difficile muoversi perché rappresenta un rischio. Quello che però ci tengo a sottolineare è che noi stiamo parlando di un migliaio di persone, non di più. Cosa sottolinea questo? Sottolinea che se l'Australia ha la possibilità di concedere 200.000 visti all'anno per gli immigrati irregolari, ovviamente ha le capacità di gestire anche i 1000 che si trovano a Manus Island. Non è una questione di fondi che viene a mancare, è una questione di principio. E quindi non vuole spostarsi da questo principio legalità prima di tutto, perché altrimenti le conseguenze si sono già viste nel 2007 con la crescita esponenziale dei flussi migratori. Altro paese con altre problematiche completamente diverse, il Giappone. Il Giappone, non so quanto lo conoscete, il Giappone ha una chiusura totale verso tutto quello che noi possiamo considerare
moderno, diverso, nuovo. Ecco, diciamo per mettere i puntini sulle i, in Giappone anche per una donna continua a essere molto difficile entrare nel mercato del lavoro, proprio perché resta un paese molto tradizionalista, conservatore, dove la donna sta a casa con i bambini e il marito invece va a lavorare. Quindi figuriamoci in un contesto di questo tipo come possono essere accolti gli immigrati. Di fatto non sono accolti, perché il Giappone farebbe di tutto pur di evitare di avere immigrati, ma proprio perché c'è una resistenza enorme da parte della popolazione. Di cosa ha paura la popolazione? La paura, ha paura che questi immigrati, in un contesto così culturalmente omogeneo come il Giappone, possano non integrarsi mai e quindi possano andare a minare questa base sociale, uniforme e culturale che funziona da tanto tempo e mettere in discussione i principi base, insomma, che hanno portato a questa, che hanno permesso al paese di continuare a crescere in maniera molto armonica. Allo stesso tempo, però, il Giappone si scontra con i numeri. Il Giappone, lo sappiamo, addirittura ha una popolazione che invecchia molto più velocemente anche della nostra, ha un tasso di natalità bassissimo. Ha cercato, perché poi tutto questo si riflette in un deficit enorme di forza lavoro. La popolazione attiva, secondo le stime, nei prossimi 30 anni si contrarrà di un 20%. Cioè sono numeri molto importanti. Non solo, l'invecchiamento della popolazione porta a un aumento del deficit pubblico infinito. Già il Giappone è noto per avere il deficit più elevato del mondo. Se poi ci aggiungiamo tutte le spese sanitarie di una popolazione che invecchia a ritmi rapidissimi, cioè il paese rischia di esplodere. Quindi una soluzione va trovata. Allora, il Giappone di Shinzo Abe, altro governo conservatore, ha pensato, credetemi, di tutto pur di evitare di ricorrere ai migranti. Noi parliamo spesso della robotizzazione, perché il Giappone anche lì è noto per essere molto, molto all'avanguardia sul piano dell'integrazione delle macchine nella realtà quotidiana. Il Giappone, finalmente, io aggiungo da donna, ha iniziato a dare degli incentivi, a creare degli asili per permettere anche alle donne di poter ritornare sul mercato del lavoro. Questo mi pare come dire, una soluzione anche molto utile per il paese in generale. Il Giappone però ha richiamato a lavorare i pensionati, cioè il 20%, 20% della forza lavoro che è venuta a mancare a causa dell'invecchiamento della popolazione è stato rimpiazzato da pensionati che sono ritornati nelle fabbriche, nei negozi, negli uffici dove erano, con contratti più precari. Però che hanno dovuto ricominciare a lavorare. Addirittura c'è un'immagine molto divertente e anche triste, dipende da come la guardiamo, di pensionati che sono tornati a lavorare in fabbrica, alle catene di montaggio, con degli esoscheletri creati apposta perché ovviamente non hanno più la forza di poter sostenere il tipo di lavoro della fabbrica, e allora hanno creato questa struttura tecnologica che permette di scaricare il peso e quindi di evitare di affaticare schiena e gambe. Ecco, però resta ancora, nonostante tutte queste misure, un 20% di forza lavoro che manca. Che cosa fa il Giappone? Gli immigrati non li vuole nessuno. Per cercare di creare un minimo di empatia, direi, nell'opinione pubblica, il Giappone in paesi asiatici, che quindi restano più o meno etnicamente più simili alla popolazione giapponese, ha creato quelle che loro chiamano le fabbriche di migranti. Cos'è una fabbrica di migranti? Di fatto è una scuola dove le persone che desiderano migrare in Giappone, frequentano tutta una serie di corsi, corsi di ogni tipo, non solo di lingua, corsi specializzati sulla tipologia di lavoro che queste persone andranno a svolgere nel paese, ma parliamo di Giappone, quindi si impara la cucina giapponese, si impara a inchinarsi, si impara a scambiare i biglietti da visita, si impara appunto la cultura, si impara il rispetto per le persone più adulte, perché anche questo è un aspetto chiave della cultura giapponese, e dopo aver superato un determinato esame si può andare in Giappone a lavorare. Attenzione però, senza nessun tipo di vantaggio, quindi senza la possibilità nemmeno nel lungo periodo di ottenere, non dico la cittadinanza, che questo è proprio impossibile, ma un permesso di soggiorno. Si tratta di visti di lavoro che sono concessi per un massimo di 5 anni e
rinnovabili potenzialmente, ma che non danno diritto a nessun tipo di soggiorno di lungo periodo e tantomeno alla cittadinanza. In realtà ottenere la cittadinanza giapponese è quasi impossibile anche sposando dei giapponesi, quindi cioè il paese resta estremamente chiuso. In questo modo però qual è la speranza? La speranza è riuscire a far entrare nel paese la forza lavoro che manca, già specializzata, già pronta a rendersi utile nei settori chiave, e prepararla in maniera tale che possa interagire nella maniera migliore possibile con la popolazione locale. Se questo sistema dovesse funzionare, è partito un paio di anni fa, quindi sono partite quest'anno le prime sperimentazioni di lavoratori che si sono trasferiti in Giappone e c'è molta attesa nel vedere appunto i risultati, se sta funzionando come sistema oppure no. Qualora dovesse funzionare, si potrebbe forse aprire uno spazio a livello di opinione pubblica, di dibattito, per rilanciare, per estendere questo sistema e quindi coprire gli ultimi buchi a livello di domanda di lavoro nel mercato del lavoro. Quindi diciamo grazie. Due sistemi estremamente diversi, ma che offrono delle soluzioni pratiche. Grazie professoressa, molto esaustiva. Allora, per chiudere il secondo giro, molto cercando di essere più sintetici possibili. Allora Fausto, secondo te, in base a quello che vedi, in base ai reportage che farai anche a breve, che cosa sta accadendo e accadrà nei teatri di immigrazione di massa? L'hai un po' anticipato anche prima. Mentre parlava la professoressa Starita, mi immaginavo una bella scuola italiana in Libia per i migranti africani, no? Cioè, alla giapponese maniera, sarebbe fantastico fare un tentativo di questo genere. Solo i giapponesi erano, ma solo i giapponesi poteva venire. Hanno ragione i giapponesi, hanno ragione gli australiani in particolare, un concetto di legalità, di sovranità, insomma, hanno perfettamente ragione. Ma io prevedo, cioè ho previsioni fosche, perché gli ultimi della rotta balcanica arrivavano dall'Afghanistan, che hanno, l'Afghanistan è effettivamente un paese in guerra, hanno anche il diritto all'asilo, ma assieme a loro ci sono anche dei marocchini, che quindi hanno fatto tutto il giro dell'oca, cioè hanno fatto il giro lungo, perché evidentemente non riuscivano a passare via mare, che certo non hanno diritto all'asilo, e quindi non si parte solo da zone di guerra. In Libia 2017 tempi non sospetti, ma ancora di più adesso, bisognava nei centri di detenzione cercare col lanternino il vero profugo di guerra, erano tutti migranti economici, questo è il problema, tutti migranti economici. Diciamo che al di là del fatto che sono tutti migranti economici, i conflitti comunque non aiutano, perché non so come andrà a finire, per esempio, in Afghanistan con i talebani che torneranno al potere. In Siria c'era la grande speranza che i profughi siriani d'Europa tornassero addirittura in Siria. Questo sarebbe l'obiettivo. La vedo un po' dura anche là, o quantomeno ci vorrà molto tempo. Bisognerà veramente cambiare tutto, ricostruire il paese che è ridotto in macerie. In Libia rimane il caos e la porta d'ingresso per tutti gli africani che vogliono venire da noi. Quindi io sono abbastanza pessimista, ma sono ancor più pessimista se riguardo il tema, il titolo, no, di questo nostro incontro. E purtroppo noi le migrazioni le subiamo, non le governiamo. Bisogna governarle a monte, no? Io direi che anche gli australiani, io sono d'accordissimo che usino la marina, che facciano i blocchi navali, eccetera, ma il problema per noi è proprio a monte, no? È chiaro che non possiamo fermare, come diceva Gheddafi, un milione di africani quando già arrivano a Lampedusa, insomma, no? Che facciamo? Perché dopo, figuriamoci, abbiamo visto come i nostri simpatici alleati europei, insomma, se li prendono, no? A braccia aperte, figuriamoci, no? Cioè, dobbiamo proprio a monte risolvere il problema. L'unica cosa che funzionava nello scenario libico è che adesso non può funzionare perché c'è il conflitto e quindi si sono ritirati, non hanno più neanche tanto personale, c'è solo personale locale. A un certo punto, su spinta, devo dire, inizialmente i Minniti e dopo anche di Salvini, l'organizzazione
internazionale per le migrazioni, che è una costola dell'ONU fondamentalmente, aveva capito che doveva svuotare almeno i centri di detenzione libici e quindi dava un po' di agent de poche, organizzava un volo e riportava quelle migliaia di migranti che sono nei centri di detenzione legali, governativi, li riportava a casa loro. Io ho dei filmati che sono andati in onda solo nella trasmissione di Matrix, insomma, di Nicola Porro, ma non certo sulle testate di Stato, diciamo, in cui gli stessi migranti, quando salgono su questo aereo che li riporta a casa, esultano, perché dopo la cura libica di 8 mesi di centro di detenzione, cioè va bene qualunque cosa, soprattutto tornare da casa anche con un po' di soldi per magari cercare di farsi una vita. Quindi il problema va, prima di tutto, non va subito, e va governato a monte dei conflitti, a monte della Libia, a monte della... va governato prima. Grazie Fausto. Daniele, allora raccontaci, in base a quello che insomma hai studiato e hai analizzato, come mai una migrazione incontrollata determina problematiche sociali, economiche e culturali? Molto brevemente, se puoi. Guarda, molto brevemente, ci sono diversi aspetti in cui l'immigrazione di massa ha degli effetti negativi. Pensiamo alla criminalità, la percezione delle persone basterebbe, anche qui abbiamo dei dati, il 10% della popolazione, che è quella degli immigrati, è responsabile del 25% dei delitti. Una sovrarappresentazione che non è dovuta, come sostiene qualcuno, né alla più giovane età, né alla differenza, diciamo, di ripartizione tra i sessi all'interno delle due popolazioni, perché anche questo è stato studiato e si è appurato che non è così. In economia non abbiamo delle prove scientifiche inoppugnabili che la diversità etnoculturale aumenti la produttività e innovazione, non ci sono studi che dimostrano che il PIL pro capite aumenta grazie all'immigrazione. Abbiamo tanti studiosi economisti e critici che invece sottolineano che un'immigrazione di massa, quindi senza assimilazione, senza integrazione reale, diminuisce il capitale sociale, cioè quell'insieme di legami, fiducia reciproca che c'è all'interno di una società che la fa funzionare, che la rende prospera e produttiva, e che soprattutto trasferisce massivamente la ricchezza dalle fasce più basse alle fasce più ricche della popolazione, il contrario di quello che dovrebbe essere, perché gli effetti dell'immigrazione di massa sono ineguali sulle classi sociali autoctone. Ci sono delle classi sociali più elevate che se ne possono avvantaggiare perché possono usufruire di servizi e manodopera a più basso costo. Ce ne sono altre che invece perdono, perché hanno non solo la competizione a livello lavorativo, a livello salariale, ma anche la competizione per accedere ai servizi dello Stato sociale, che invece le persone più benestanti non utilizzano. Pensiamo al caso delle case popolari. La questione delle pensioni, ovviamente non stiamo qui a approfondirla, ma si può benissimo capire che sostenere che si possa risolvere la questione delle pensioni, il problema dell'invecchiamento della popolazione tramite un flusso costante di immigrati è come proporre uno schema Ponzi per risolvere i problemi finanziari che si hanno. E poi anche qui si possono andare a vedere degli studi che hanno dimostrato che l'abbassamento dell'indice di dipendenza richiederebbe di spostare delle masse di popolazioni. È stato fatto lo studio per la Gran Bretagna e si calcolava che nel giro di pochi decenni bisognava importare tutta la popolazione scandinava in Gran Bretagna per abbassare di un 2-3% l'indice di dipendenza, che vuol dire la differenza che c'è tra quello dell'Olanda e quello della Svizzera, non quindi tra quello del Burundi e quello di un grande paese avanzato. Quindi alla fin fine non ci sono, da questo punto di vista, ecco, delle prove scientifiche che anche da un punto di vista economico ci siano dei vantaggi. E poi c'è la questione culturale, prima abbiamo parlato un po' di cifre. È evidente che quando si parla di migrazione di massa, qui il problema non è il singolo immigrato, né nemmeno dei flussi migratori, diciamo così, di dimensioni ragionevoli come quelli che il resto d'Italia ha avuto fino ancora a tutti gli anni 90. Il problema è un'immigrazione che ha delle dimensioni tali da sommergere la tua stessa popolazione. Se poi questo lo abbini a delle politiche culturali migratorie di integrazione che vengono portate avanti, in particolare dalla sinistra progressista, quella della promozione del multiculturalismo, che vuol dire non si possono assimilare quelli che vengono, posto
che fosse possibile con questi numeri, non credo che lo sarebbe in ogni caso, non li può assimilare perché sarebbe una violenza verso di loro, ma il modello è quello multiculturale, quello in cui ognuno mantiene la sua propria identità, la sua propria cultura, quello crea dei grandissimi problemi sociali, perché significa che gli italiani perdono intanto il diritto a far sì che il loro Stato, lo Stato che comunque esiste sulla base anche dei sacrifici di più generazioni di italiani, mantenga la nostra identità, mantenga la nostra cultura, ma vanno anche a trovarsi un nuovo sistema in cui tutti i valori, anche quelli che a noi sembrano scontati, sembrano essenziali, dovranno essere poi costantemente negoziati con altre comunità che non necessariamente condividono i nostri valori fondamentali. Faccio ma solo come esempio alcune comunità musulmane che vengono magari da paesi in cui c'è una più stretta adesione a regole tradizionali. Io mi chiedo anche, può uno Stato multiculturale in questo senso essere nel contempo democratico? O forse la democrazia richiede che ci siano una serie di principi di base condivisi per cui la minoranza accetta che la maggioranza vada al governo perché si aspetta che quella non potrà comunque, non vorrà e non potrà cancellare quelli che considera i diritti fondamentali. Se invece ci ritrovassimo in un sistema in cui la maggioranza e la minoranza vuol dire che le elezioni le vince o la Lega o le vince un partito dei Fratelli Musulmani, prospettiva che è già stata immaginata da altri più famosi di me, che non è realistica alla luce dei dati che dicevo prima, come fa a funzionare un sistema democratico in cui l'islamista dovrebbe accettare Salvini al governo oppure il leghista dovrebbe accettare i Fratelli Musulmani al governo? Non penso che una società realmente multiculturale, che sia risultato di immigrazione di massa su molti decenni, possa funzionare in una maniera democratica. Grazie Daniele, molto esaustivo, e grazie per la sintesi. Professoressa, per concludere, allora, l'ha già anticipato Fausto in parte, noi ci si fossilizza in Italia sul problema dell'immigrazione illegale proveniente dall'Africa, ma non si parla di quella proveniente dall'Asia, che in prospettiva sembra che sarà molto più importante, anche alla luce del fatto che dall'Asia ci sarà un rientro delle aziende occidentali dopo questo Covid, quindi che creerà disoccupazione in questi posti, anche in Cina, e questo prevederà appunto un movimento migratorio. Adesso, in base alla sua analisi, insomma, è quello che lei vede e che parla con i suoi colleghi in Asia, cosa si prevede accada da questo punto di vista? Allora, il discorso della migrazione dall'Asia è complesso, adesso lo cerchiamo di riassumerlo in pochissimi minuti, perché sono tanti tipi di migrazione. Pochissimi, infatti. Allora, innanzitutto, una cosa interessante da dire è che in realtà, se guardiamo all'Europa, la migrazione dall'Asia già supera quella dall'Africa, perché come statistiche abbiamo un qualcosa come 12 milioni di asiatici che arrivano contro i 10 dall'Africa, cioè è importante ovviamente anche la cifra africana, però quella asiatica già la supera e in prospettiva continuerà ad aumentare. Perché? Perché i flussi migratori asiatici sono aumentati dal 1990 al 2017 dell'80%, il che vuol dire che noi oggi abbiamo qualcosa come un migrante su tre che arriva dall'Asia, un totale di 87 milioni di persone. I paesi da cui escono più migranti sono la Cina, la Russia e il Bangladesh, e a seguire tutti gli altri paesi del sud-est asiatico, quindi e dell'Asia del Sud anche. Sono tutti numeri che sono destinati ad aumentare. C'è un altro dettaglio molto importante, soprattutto considerando che la Cina è uno dei paesi, cioè è il principale paese da cui arrivano i migranti asiatici. Ed è il problema che la Cina ha oggi con gli Stati Uniti, perché è vero che ci sarà uno spostamento di aziende, è vero, i migranti asiatici soprattutto si spostano principalmente per le opportunità lavorative, quindi qualora dovessero venire a mancare nei loro paesi, inevitabilmente li andranno a cercare altrove. Ma alla luce della situazione che c'è oggi tra la Cina e gli Stati Uniti, e con il giro di vite voluto da Trump sui visti concessi soprattutto ai cinesi,
Evidentemente una grossa fetta dei cinesi che adesso va oggi negli Stati Uniti cercherà dei mercati alternativi, dei paesi alternativi. E l'Europa, per gli immigrati che di solito si spostano nel Nord America, ovviamente l'Europa è l'opzione numero due. Quindi anche da questo punto di vista dobbiamo aspettarci un aumento sostanziale dei flussi. Altra cosa, secondo me, che merita di essere sottolineata è che in realtà noi dall'Asia avremo anche una crescita esponenziale di immigrazione qualificata, perché anche questo diventa un problema, e diventa un problema anche alla luce dell'impatto sul nostro mercato del lavoro, se arrivano milioni di immigrati qualificati. Però la Cina e l'India nel 2030 avranno il 50% di laureati su scala mondiale. Dove andranno a lavorare tutti questi ragazzi? Sicuramente non soltanto in Cina, non soltanto in India, quindi inizieranno a spostarsi altrove. Che impatto tutto questo potrà avere nei nostri mercati del lavoro? Beh, in un paese come l'Italia, secondo me, ci saranno certamente delle difficoltà maggiori per gli italiani, invece, che con una maggiore concorrenza si ritroveranno probabilmente spiazzati dall'arrivo di questa manodopera, ma di questa immigrazione qualificata. Che fare quindi? Io torno alla soluzione australiana. L'Australia è un paese che conosco particolarmente, ci ho vissuto 4 anni. L'Australia ha, anche sul fronte della migrazione qualificata, delle politiche, io direi, straordinarie. Perché? Perché l'Australia concede visti solo per le professioni che effettivamente denotano una carenza di forza lavoro del paese. Questa lista di professioni viene aggiornata ogni anno, quindi se per caso un anno, come spesso succede, mancano gli infermieri, ma l'anno dopo, visto che gli infermieri ne sono arrivati 100.000, non servono più, allora la categoria si chiude e quindi gli infermieri in Australia non ci arrivano più. Secondo me, di nuovo, e mi riallaccio al titolo, il problema chiave è questo: bisogna discutere, bisogna trovare un modo per governare questi flussi, per trarne il maggiore beneficio possibile, invece che esserne travolti e ritrovarsi poi con problemi più gravi sul nostro mercato nazionale, del lavoro nazionale, e per i nostri concittadini. Grazie, professoressa. Grazie a tutti, siamo ai saluti finali, vi ringrazio di nuovo e ringrazio anche chi ha avuto la pazienza di seguirci in questa diretta. Abbiamo capito, insomma, che tra subire e governare i flussi migratori è preferibile governarli, e che questo prevede appunto che la politica torni ad essere libera di esercitare le proprie prerogative. Ma per fare questo abbiamo anche bisogno che il popolo conosca e ne parli. Quindi questo di cui oggi abbiamo discusso, diffondiamolo, perché è importante conoscere, così possiamo anche discuterne, possiamo anche parlarne e non stare sempre a sentire quello che ci dicono dall'alto, mettiamola così. Un saluto a tutti e ci lasciamo con una riflessione di Paolo Sesso: la politica è la più alta forma di carità. Quindi cerchiamo, insomma, di diffondere questo messaggio che noi stiamo lanciando, che qua non è in discussione la persona che emigra, ma la politica che si deve attuare, perché chiaramente così non funziona né per gli italiani, né per i tedeschi, né per nessuno, e nemmeno per gli immigrati, di cui la maggior parte è per bene. E quindi buona serata a tutti. Grazie agli oratori, grazie Fausto, grazie professoressa, grazie Daniele, e ci sentiamo presto. Buona serata. Grazie, buonasera. Grazie a tutti.